Ciao a tutti cari amici e care amiche di Facebook, questo è il primo di uno dei tanti video in cui parlerò e approfondirò il tema della partecipazione civica di noi cittadini alla vita pubblica. È fondamentale, cari amici e care amiche, è di vitale importanza che il governo del comune, che il governo comunale metta al centro del suo agire politico e amministrativo la riqualificazione, il potenziamento, il rafforzamento della partecipazione civica attraverso politiche che possano consolidare, intensificare, rafforzare i legami, le relazioni tra l'ente comunale, tra il comune e la collettività, per consentire ai cittadini di essere attori protagonisti, per consentire ai cittadini quindi di contribuire e di incidere attivamente nei processi decisionali e nelle attività programmatiche della pubblica amministrazione. Basta con le logiche dell'interesse partitico, basta con quelle logiche dove i governi comunali si limitano ad eseguire i diktat del partito, le cui decisioni prese nelle stanze del potere ripiombano inesorabilmente sulla collettività senza che ci sia stata una concertazione, una condivisione con i cittadini, senza che i cittadini siano stati preventivamente ascoltati, senza che noi cittadini siamo stati preventivamente ascoltati nelle nostre reali esigenze, problematiche, criticità, nei nostri desideri. Basta poi con quei politici che hanno una militanza di 15, 20, 30, 40, 50 anni e che poi con trasformismo politico si ripresentano al cospetto degli elettori spacciandosi per il nuovo. In realtà sono sempre gli stessi. Portiamo avanti invece una politica comunale che possa essere aperta, che possa essere collegiale, che possa essere condivisa, concertata, che possa portare avanti con coralità tutte quelle politiche sociali attraverso il contributo e l'apporto attivo di tutti: politica, società civile, cultura, associazionismo, mondo imprenditoriale, università, scuola, istruzione, per operare una politica concertata, condivisa, dove le scelte, le decisioni che riguardano i vari settori della vita civile vengono presi non soltanto dal sindaco e dalla giunta comunale con i consiglieri di maggioranza e con l'ascolto dei consiglieri di minoranza, ma anche con l'ascolto e la condivisione, la partecipazione attiva di tutti i cittadini dell'intero territorio comunale assisano. E per fare questo, cari amici, bisogna recuperare il senso della comunità. E il senso della comunità si recupera se noi riportiamo la pubblica amministrazione vicina alla gente. Non deve essere quella pubblica amministrazione che si limita a svolgere una funzione di rappresentanza. Deve essere una pubblica amministrazione, deve essere una giunta che si rimbocca le maniche, che sta in mezzo alla gente, soprattutto nelle zone decentrate, nei quartieri, nelle zone periferiche, nelle zone più abbandonate, per dare delle risposte celeri, per aumentare il lavoro, per abbassare la pressione fiscale, per riqualificare il turismo, riqualificare le nostre politiche sociali, la cultura, per parlare di nuovi piani industriali, artigianali, per parlare di attirare investitori stranieri nel nostro territorio, per realizzare infrastrutture e creare indotto occupazionale e quindi far ripartire la nostra economia, far ripartire il nostro tessuto sociale, il nostro tessuto familiare. Bisogna essere la politica che mette al centro un modus operandi della concretezza, del dare delle risposte celeri e concrete ai cittadini sul piano e nel settore del lavoro, dell'abbassamento delle tasse e per ridare dignità umana alla gente. Per fare questo bisogna rimettere al centro del nostro agire politico una pubblica amministrazione che sia vicina alla gente, che sia vicina alla povera gente, che sia vicino alle problematiche delle persone, che ascolta attivamente, mettendo al centro lo stile dell'ascolto politico. Non si può proporre, se preventivamente non c'è stato l'ascolto di tutti i cittadini dell'intero territorio comunale assisano. E mettendo al centro queste politiche comunali aperte, condivise, collegiali e concertate, possiamo operare a servizio dell'intera collettività, a servizio dell'intera comunità, per tutti i cittadini dell'intero territorio comunale. È fondamentale per fare questo e quindi per recuperare il senso di comunità, il senso di famiglia sociale, è fondamentale attirare, attrarre, coinvolgere tutte quelle onestà, tutte quelle energie, quell'entusiasmo, quelle competenze, quelle professionalità, quell'amore, quel senso di appartenenza che trasversalmente hanno tutti i cittadini dell'intero territorio comunale assisano per portare avanti un forte progetto che possa aprire il cuore
al civismo, al servizio del bene comune, per ripensare, per operare un vero e proprio ripensamento profondo della politica e della democrazia a servizio della collettività, a servizio della comunità, a servizio del bene comune di tutti i cittadini. Vi mando un abbraccio forte, cari amici e care amiche, e vi chiedo di seguirmi nel mio prossimo video dove approfondirò le tematiche della partecipazione civica di noi cittadini alla vita pubblica. Buon proseguimento di giornata a voi e ai vostri cari. Ciao!